Inizia una nuova edizione del telegiornale sportivo di Teletruria ed iniziamo proprio dall'Arezzo Calcio perché il trequartista degli Amaranto non si smentisce e inizia la stagione alla grande con una prestazione che esalta le sue qualità tecniche. Facciamo dunque un passo indietro nella prima di Coppa Italia vinta a Pesaro dagli Amaranto. Ha iniziato subito alla grande, la squadra ha iniziato alla grande anche perché questo era un test importante perché di amichevoli non ne sono state fatte molte, quindi una partita ufficiale è stata presa anche come, diciamo, un allenamento di lusso. Sì, assolutamente, no? Abbiamo fatto tante amichevoli, ma i nostri allenamenti sono molto intensi, quindi siamo contenti. Faccio i complimenti ai ragazzi perché è stata una prova importante sia dal punto di vista agonistico che dal punto di vista proprio di campo. I ragazzi hanno risposto veramente bene e quindi rinnovo veramente i complimenti a tutta la squadra. Ecco, dal campo come ti è sembrata, cioè l'Arezzo? Siete già tonici dalla tribuna, insomma, è sembrato anche scambi, determinazione, freschezza anche, No, soprattutto al primo tempo. sicuramente non era semplice perché comunque siamo andati sotto subito. Quando vai sotto dopo 1 minuto non è semplice, però abbiamo risposto bene. Sapevamo che era una squadra comunque importante e quindi è giusto fare i complimenti in Calavis e noi continuiamo per la nostra strada. C'è un impegno domenica che assume anche, no? Un po' il fatto del prologo al campionato ed è un impegno di coppa con l'Ascoli. Sì, sappiamo come tutte le partite la prepareremo al meglio. A partire già da questa settimana inizieremo subito a lavorare per incontrare l'Ascoli e vedremo insomma come riusciremo a rispondere sul campo e davanti ai nostri tifosi sicuramente. E proprio per la partita contro l'Ascoli è iniziata la prevendita dei biglietti, una partita che ovviamente sarà sempre per la Coppa Italia, in programma domenica 18 agosto al Città di Arezzo alle 21. I ticket sono acquistabili nei punti vendita fisici o sul web fino alle 19 di sabato 17. Ingresso gratuito per i bambini sotto i 6 anni. E dalla società Amaranto arriva anche un'altra notizia, quella dell'infortunio di Damiani. Gli esami strumentali effettuati sul centrocampista Amaranto Mattia Damiani hanno evidenziato la rottura del menisco mediale del ginocchio destro. Nei prossimi giorni, fanno sapere dal quartier generale di Rigutino, sarà eseguito l'intervento artroscopico, chirurgico e programmata la successiva terapia riabilitativa. E adesso invece partiamo a parlare della Serie D, dunque scendiamo di categoria, vicini ormai alla partenza della stagione ufficiale, il presidente del Montevarchi Livi commenta il calendario del girone di una Serie D che assomiglia molto ad una ex C2. In avvicinamento alla partenza della stagione ufficiale, il presidente del Montevarchi, Angelo Livi, commenta il calendario del girone E di Serie D. Prime due fuori con Flaminia e Siena e poi la prima in casa con il Givi Borgo alla terza di campionato. Il derby con la Sangio arriverà alla decima giornata. Noi la prima partita che giochiamo con il Flaminia è perché abbiamo concesso il campo al Memorial Paolo Rossi e la seconda è di conseguenza fuori. Perché c'era la concomitanza con la gara della San Giovannese che avrebbe dovuto giocare in casa. Per il resto, io non voglio stare a guardare se avanti ci tocca un derby o un altro. Io mi auguro soltanto che i ragazzi siano pronti, che sappiano, mettano sul campo ciò che stanno facendo assiduamente e con tanta buona volontà. E per il resto, poi mi affido alla squadra, quindi sono sicuro che riusciremo a fare qualcosa di positivo e questo è importantissimo. È un campionato difficile e il calendario lo sta a testimoniare. Ci sono squadre forti, affrontiamole e vediamo se siamo in grado anche noi di poter dire la nostra per ottenere dei buoni risultati. Una Serie D che assomiglia molto ad una ex C2, considerando solo Siena, Grosseto e Livorno, Livi sa che quest'anno già la salvezza sarà una vittoria. Sì, queste sono squadre con grande blasone, le squadre, le tre, diciamo, squadre maggiori del nostro campionato sono capoluoghi di provincia, quindi si sta parlando di roba importante. Non dimenticherei le due laziali, non voglio tralasciare niente, nessuno, sarei scortese, probabilmente dimentico di qualcosa. Io credo che andremo incontro a un gran bel campionato, quindi mi auguro che Montevarchi si faccia onore e faccia capire di che pasta è fatto.
Tra l'altro stop in questi giorni per gli allenamenti del Montevarchi, già il 19 agosto si tornerà in campo con l'amichevole a Grosseto, ovviamente contro il Grosseto di mister Malotti. Mentre invece adesso parliamo del Figline, un ritorno al classico giallo-blu a strisce verticali ma rivisto in chiave moderna per la prima maglia, mentre nella seconda un total blu con inserti gialli laterali. Sono state presentate le nuove maglie del Figline 24-25. La squadra, che giocherà nel girone di ferro di Serie D con Livorno, Grosseto, Siena, Montevarchi e San Giovannese, ha così ufficializzato anche il nuovo brand tecnico della società. Ed è proprio il direttore generale della San Giovannese che non si dimostra preoccupato dagli alti e bassi di questo periodo, anche dopo le amichevoli. La fase di preparazione ha il suo pedaggio da pagare, vediamo. Giuseppe Morandini, sono amichevoli, quindi il risultato non conta, però insomma la sua impressione, l'impressione mia è che i carichi di lavoro si stiano facendo sentire soprattutto a livello di pesantezza ancora un pochino nelle gambe, e poi il caldo fa da padrone. Ma io credo sia giusto anche che sia così, che i carichi di lavoro siano quelli che prendono il sopravvento, perché ora è il momento di fare la preparazione per tutti. Loro si sono allenati meno di noi e quindi erano più freschi, noi abbiamo fatto allenamento anche stamani mattina, quindi non c'è da preoccuparsi. Io credo che questa è una squadra totalmente nuova e da amalgamarsi non è semplice una squadra totalmente nuova. Poi il mister ha fatto degli esperimenti, delle prove, ha lasciato qualcuno fuori, ci sono un paio di infortunati importanti come Gianassi, che hanno un titolare, Nieri, che a Terranova ha fatto vedere cose importanti, quindi io non farei nessuna tragedia. È una squadra, chiaramente va ancora amalgamata, devono lavorare. Sono convinto che arriverà quando sarà fresca, quando sarà l'ora, sono convinto si saprà far rispettare. Possiamo dire che questo è comunque l'organico che sarà alla partenza, oppure qualora capitasse l'occasione? No, è evidente a tutti che davanti siamo un po' pochi e anche come organico complessivo non siamo molti, e quindi ci sarebbe bisogno anche di poter rinforzare. Stiamo a guardare, ci guardiamo intorno, vediamo se capitano delle occasioni importanti alla nostra portata. E adesso chiudiamo con una fotonotizia riguardante il podismo. Oltre 200 i partecipanti alla nona edizione del circuito del Santuario delle Vertighe nell'ambito dei festeggiamenti della Madonna patrona dell'autostrada. In ambito maschile Cassi si porta sul traguardo con il tempo di 25:40, un vantaggio su Bandini di quasi 15 secondi, mentre al terzo posto Gianluca Notturni. Al femminile dominio di Marcella Municchi sulla retina Checcaglini e la romagnola Manu. Nei veterani la vittoria va al fiorentino Gabriele Giachi, sul pistoiese Samuele Dessi. Nella categoria argento Claudio Casalini di Firenze, la spunta sul genovese Giovanni Burroni. Ed infine nella categoria oro, vittoria in solitario di Lucio Floridi di Città di Castello sul grossetano Renato Goretti. Nelle categorie femminili la retina Leonardi vince appunto la senior, mentre Daniela Menchetti di Foiano vince quella delle Master. L'Unione Polisportiva Policiano vince invece la classifica di società. Prossimo appuntamento con il Grand Prix giovedì 22 agosto alla Corrilerchi, all'Erchi appunto, Città di Castello. È tutto dal telegiornale sportivo di Teletruria, ci rivediamo domani alla stessa ora. Arrivederci.